Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo della perdita uditiva in età adulta. Per farlo abbiamo il piacere di avere nuovamente in collegamento da Roma il dottor Ivan Tremarchi. Buonasera dottore, ben trovato. Buonasera a lei, ben Dottor... rivista. Grazie dottore. Quindi, dottor Tremarchi, quali sono le cause più frequenti della perdita dell'udito nell'età dell'adulto? Allora, sicuramente la causa più frequente è quella della presbicia occlusiva, cioè così come esiste un invecchiamento dei nostri organi, quello più famoso è quello della vista, cioè la presbicia, anche l'udito ha un invecchiamento selettivo. Le cause che portano a questo sono molte, perché abbiamo i problemi del rumore continuo a cui siamo esposti, del problema dei rumori impulsivi a cui siamo esposti, ma poi c'è anche un invecchiamento cellulare. Quello che succede maggiormente, per esempio, è uno dei primi problemi che si manifestano, sono quelli di non avere più una grande comprensione in ambienti rumorosi, oppure se parlano più persone contemporaneamente. Cioè, la paziente sente, però dice non riesco a comprendere. Questo è dovuto al depauperamento di determinate cellule su determinate frequenze, che si attivano soprattutto intorno ai 4.000 Hz, 4 kHz. Dovuto a vari motivi, il primo tra tutti è comunque una diminuzione della differenza di potenziale che c'è tra interno e esterno delle cellule. È molto molto importante intervenire nelle prime fasi di questa perdita uditiva, perché c'è ancora la possibilità, mediante terapia, di poter porre rimedio. Quindi riattivare i canali che ci sono nel plasma lemma, che sarebbe, diciamo, la membrana cellulare, che permettono il passaggio degli elettroliti da un lato all'altro della cellula. Ma se il depauperamento della differenza di potenziale supera i meno 60 millivolt, normalmente la differenza di potenziale è meno 75 millivolt, ma quando abbiamo una perdita superiore al 20%, e questi canali si ripiegano completamente su loro stessi e non può più avvenire il passaggio di elettroliti da un lato all'altro perché sono bloccati meccanicamente. Questo, dicevo, è il problema che si manifesta soprattutto dopo i 50 anni e coinvolge buona parte della popolazione. Ma abbiamo anche altre problematiche, quali possono essere quelle infettive, per cui abbiamo la perdita uditiva selettiva solitamente solo in un orecchio. Anche qui la cosa importante è intervenire il più rapidamente possibile, perché una volta che il danno si è cronicizzato, poi diventa quasi impossibile ritornare indietro. Abbiamo altra causa frequente, invece, i problemi catarrali, per cui abbiamo uno strano tipo di perdita uditiva, nel senso, per esempio, abbiamo sentiamo meglio la nostra voce, se ne accorgono le persone che ci stanno intorno, nel senso che abbassiamo il tono di voce perché non avendo più un mascheramento che proviene dall'ambiente circostante, sentiamo meglio la nostra voce e quindi tendiamo a abbassare il tono vocale. Poi, questo è dovuto comunque solitamente da problematiche derivate dalla cattiva respirazione nasale. Dottore, e anche in questo caso è fondamentale intervenire subito, immediatamente?
Certo, prima si interviene, questo è già più semplice da risolvere, prima noi interveniamo, comunque più facile la risoluzione. Quindi abbiamo tra l'altro diversi meccanismi che ci permettono di capirlo, anche se devo dire che il tappo di cerume e la sensazione che dà il catarro nell'orecchio è molto molto simile. Abbiamo perdite, solitamente noi poi dobbiamo tabellare tutto quanto, abbiamo perdite solitamente di 20-30 decibel massimo, quindi abbiamo la difficoltà nel sentire i rumori circostanti e invece sentiamo meglio la nostra voce. Un po' quello che si prova quando si va in montagna, quando ci sono gli spazi di pressione, abbiamo la sensazione di orecchio chiuso. Questo, ecco, gli spazi di pressione sono anche obiettivi che portano a non sentire momentaneamente, perché poi basta compensare e l'udito ritorna normale. Dottor Trimarchi, quando è giusto parlare di sordità? Allora, è giusto parlare di sordità quando superiamo una certa soglia di perdita uditiva. Noi le dividiamo in gravi e profonde. Diciamo, le gravi sono quelle quando si perde intorno al 50, tra il 50 e il 70% di udito. Le profonde sono quelle oltre il 70% di udito, e anche queste vengono divise in tre classi. Prima, seconda e terza classe, diciamo la terza classe è quasi vicino alla cofosi, quasi alla perdita totale uditiva. Ma queste classificazioni sono più che altro importanti per quanto riguarda il lato medico-legale del problema, perché il lato medico-legale dà poi un grado di invalidità che permette al paziente di avere determinate indennità dallo Stato. Per le persone normali, anche perdere 30 decibel, diciamo, quasi intorno a un 30%, non è proprio così, la conversione decibel percentuale non è così, però per far capire meglio, diciamo, con una perdita del 30% sicuramente le persone hanno delle difficoltà nel relazionarsi ogni giorno con gli altri, così come cioè tutto quanto il problema delle vespe fusilia, in cui si ha la perdita solo sulle frequenze acute e non sulle frequenze basse, o almeno meno sulle frequenze basse, che comporta un grandissimo disagio per il paziente, e però vengono valutate in maniera molto blanda, nel senso, siccome viene fatta una percentuale del danno subito tra la frequenza di 250, 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, di queste vengono sommate quelle che sono le perdite e poi divise per 5, e da lì otteniamo una determinata percentuale che però non è correlabile in realtà alla problematica del paziente, perché un paziente presbiacufico al cinema sente pochissimo, e la cosa peggiore è che anche aumentando il volume non è che migliori la comprensione, perché aumenta anche il rumore di fondo, aumentano le riverberazioni e via dicendo, perché va a essere inficiato un meccanismo molto molto importante del nostro sistema di comprensione, cioè i 4000 Hz, le frequenze intorno ai 4000 Hz
sono fondamentali per capire la provenienza del suono. Quindi se proviene a destra, a sinistra, alto, basso, avanti e dietro. Veramente anche la frequenza di Midhertz è importante per capire se il suono proviene da destra o sinistra. Però per quello che ci interessa, questo gruppo di frequenze intorno ai 4000 Hz sono quelle principali per capire da dove proviene il suono. Il cervello funziona in maniera selettiva, come se mettesse un filtro, setta sulla prima rifrazione di quella provenienza sonora e elide tutte quante le altre rifrazioni che riceve. E quindi è come se si comportasse come un microfono a cardiode stretto, iperdirezionale. E quindi sente solamente quello che arriva da quella parte e elide tutti i suoni che ci sono intorno. Se questo meccanismo viene a mancare, succede che suono utile e rumore arriva tutto insieme, per cui non si è più in grado di capire quello che serve. Si immagini che cosa succede in un manager che sta a una riunione dove parlano più persone contemporaneamente, non riesce più a seguire il discorso. Eh sì, dottore, questo, quindi un grande disagio per i pazienti. Sì, questo è uno dei grossi problemi. Sì, dottore, ma per quanto riguarda i trattamenti, dottore, quali sono i trattamenti che possono aiutare e a che età è consigliabile fare dei trattamenti? Allora, no, appena uno si accorge di avere delle difficoltà, è bene che inizi con dei trattamenti medici. Bisogna naturalmente capire qual è il meccanismo che sta alla base di questa perdita uditiva. Poi, superato un certo livello, naturalmente, che la medicina non può più porvi rimedio, o almeno adesso ci sono trattamenti che permettono, mediante l'inoculazione di cellule staminali direttamente nella coclea, la riproduzione di nuovo del corredo ciliare, delle cellule ciliate del nostro orecchio. Però sono in fase sperimentale e sinceramente il grosso della sperimentazione ancora viene seguita negli Stati Uniti. Boston in questo momento è all'avanguardia per quanto riguarda l'impianto di cellule staminali. Un po' in tutto quanto il globo si sta lavorando in tal senso. Poi ci sta la protesizzazione, quella comune e quella chirurgica. Esistono vari sistemi di implantologia chirurgica direttamente traslucendo, usando l'osso come trasmettitore, oppure ci sono dei trasduttori che vengono mono o multicanali, che vengono inseriti direttamente nella coclea e permettono la riacquisizione mediante appunto il passaggio di elettricità e il contatto diretto di questi elettrodi con le terminazioni nervose cocleari permettono degli ottimi risultati. Ma naturalmente questo tipo di chirurgia viene consigliato per i casi molto gravi. Poi parliamo sempre di sordità profonde. Sinceramente, in una sordità grave non mi sentirei di consigliare un tale tipo di trattamento. E poi esistono le protesizzazioni, quelle che conosciamo tutti, i cosiddetti apparecchi che vengono messi dietro dentro l'orecchio. Anche qui c'è stato uno sviluppo estremamente veloce negli ultimi anni, dove l'acquisizione di tutti quanti i software computerizzati permettono comunque implementazioni molto molto avanzate, per cui permettono per esempio di sentire in una maniera decente, non dico bene, ma sicuramente decente,
gli apparati riproduttori, la televisione, i telefoni, le radio e via di seguito permettono di avere una comunicazione in ambienti rigorosi abbastanza buona e via di seguito. Questo non vuol dire che si risolva il problema, perché comunque le protesi hanno anche loro tutta una serie di problematiche a cui non possono seguire. Benissimo, dottore, io la ringrazio per essere tornato ancora una volta in trasmissione e grazie per i consigli preziosi che lei ha dato a tutte le persone che potrebbero avere problemi di udito. Grazie ancora, dottore, a presto. Io ringrazio lei, è stato un vero piacere. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.